9 sono le ragazze e 2 i ragazzi impegnati in questo antico rito del mai. E attraversando le vie del paese cantano una semplice canzone d'invito a partecipare alla festa. Niente birra in mano, ma tanta allegria che deriva da un collaudato stare assieme, che certamente ha trovato modo di affinare la diversità per raggiungere nuovi e delicati equilibri fin dalla prima elementare assieme a Nevia, Marna, Alessandra. Piantare un albero in maggio non ha certamente più il significato di auspicare la fertilità della terra e degli uomini, ma piuttosto una connotazione culturale e comunitaria. E quest'albero di rovere, scelto a misura delle proprie forze, perde parte della propria simbologia classica per offrire senso di appartenenza e solidarietà. L'albero è ornato, pentole e casse di bevande sono pronte per essere distribuite a tutta la comunità. E questo albero, sollevato quasi tutto al femminile, acquista un valore ecologico in cui il pluralismo culturale e biologico si afferma contro la monocultura della mente, dei modelli che continuamente vengono imposti per affermare e proporre la costruzione del mondo attraverso una pluralità di soggetti, conservando la diversità, permettendo il riconoscimento del valore intrinseco di tutte le forme di vita e del loro diritto alla vita. Sono lì per terra! Oh no, no, sta cedendo di là, sta cedendo di là! Ma sembra che il partito per la chiesa sia un lavoro!